Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un fumetto che mi ha colpito molto e che ho letto recentemente. Si tratta di Sky Doll di Barbucci Canepa. Questa storia ha dei tratti un po' sci-fi, un po' fantasy, è infatti ambientata in una galassia imprecisata, in un tempo che non si sa quale sia, e più precisamente su un pianeta chiamato Papatea. La protagonista di questa storia è Noah, una Sky Doll, ovvero una bambola meccanica. Le Sky Doll vengono costruite principalmente per permettere alle persone di sfogare i propri istinti sessuali, non commettendo peccato, perché infatti su questo pianeta il potere è detenuto da un sistema religioso. E al comando c'è una papessa irascibile e lussuriosa, di nome Lodovica. In realtà una volta le papesse su Papatea erano ben due, oltre a Lodovica c'era infatti anche Agape, sua sorella, che incarnava l'aspetto diciamo più spirituale dell'amore, mentre Lodovica quello più carnale. Noah però non sa nulla di tutto questo perché ha un inibitore della memoria, che è diciamo una parte caratteristica delle Sky Doll che impedisce loro di sviluppare una propria personalità. Nonostante questo, Noah si differenzia da tutte le altre Sky Doll perché invece cerca di avere una propria personalità, si domanda su chi sia, su quale sia il suo posto e non vuole più essere succube del suo padrone, vuole essere libera di decidere per la propria vita. Queste sono le premesse di Sky Doll, un fumetto che non è ancora concluso e che al momento conta 4 volumi, editi da Bao Publishing al prezzo di 15 euro. I volumi in questione, come avete visto, sono molto grandi, incartonato, e sono La città gialla, Acqua, La città bianca e l'ultimo volume uscito, Sudra. Una delle prime cose che mi ha affascinato di questo fumetto è la sua ambientazione fantascientifica. Mi piace infatti pensare che ci siano tanti pianeti diversi con altrettante popolazioni e questo accade in Sky Doll. Vengono comunque presentati, anche se in maniera magari non troppo approfondita, diversi pianeti, diverse popolazioni, si fa anche un cenno alla loro cultura. L'ho trovata una cosa veramente molto interessante perché comunque, anche se in piccolo, vengono comunque ben caratterizzati i personaggi e si riesce visivamente subito a collocare il personaggio alla propria origine. Inoltre, nonostante sia una storia appunto immaginaria, ambientata in un posto che non si sa dov'è, non si sa quand'è, ci sono secondo me tantissimi riferimenti alla società d'oggi. In particolare la religione gioca un ruolo veramente molto importante e decisivo. La religione presente su Papatea ricorda infatti molto quella cattolica e si parla molto di sacro, di profano, spiritualità, carnalità, sessualità, amore e così via. C'è un fortissimo gioco di contrasti a partire dalle due papesse, Lodovica e Agape, che incarnano due lati, due aspetti completamente opposti dell'amore, che è il principio su cui si basa appunto questa religione. Si parla molto delle ipocrisie, delle contraddizioni, della pubblicità che si cerca di fare per promuovere la papessa Lodovica e schiacciare definitivamente i sostenitori di Agape. Oltre all'aspetto religioso si parla comunque molto anche di individualità. In particolare a me è piaciuto molto il personaggio di Noah perché si tratta di una bambola meccanica, non di una persona, eppure sa ragionare e esprimere i suoi sentimenti proprio come se fosse una persona umana e in più di un'occasione dimostra più umanità delle persone stesse. È una cosa che mi ha fatto riflettere tanto e che mi è piaciuta veramente molto. È un personaggio in cui ci si può rivedere facilmente perché si indaga tantissimo. Chi sono io? Perché sono stata costruita? Qual è il mio ruolo nel mondo? Oltre ai dubbi esistenziali di Noah si intrecceranno anche dei ricordi che non si capisce se siano veri o artefatti proprio perché le Sky Doll hanno un inibitore di memoria e questi ricordi riguardano Agape, la seconda papessa sconsacrata ma che è anche scomparsa, quindi c'è una sorta di storia misteriosa che riguarda questa seconda papessa ed è interessante seguire le vicende pian piano e scoprire che cosa ha a che fare Noah con tutto questo, che cosa ha a che fare una Sky Doll, quindi una bambola meccanica con il sistema religioso governativo del pianeta di Papatea, che poi non è una cosa che riguarda esclusivamente il pianeta di Papatea perché comunque Noah assieme ad altri personaggi della storia affronteranno diverse avventure in altri pianeti e scopriranno delle popolazioni nuove con delle linee di pensiero diverse. Per quanto riguarda i disegni di questo fumetto, li ho trovati veramente molto adatti al tipo di storia. Sono un po' futuristici, originali, nonostante si veda l'influenza un po' del fumetto giapponese e americano. Le linee sono molto morbide, sensuali, visto che si parla appunto di
bambole progettate per dare piacere. E i colori sono probabilmente la cosa che più mi ha colpito, perché sono molto vivaci, molto pop, molto forti. Sono dei colori, se vogliamo, un po' innaturali, ma è così che io mi immagino un altro pianeta, con dei colori fuori dal comune che magari qua non si vedrebbero così spesso, come appunto il fucsia dei capelli delle bambole, delle loro tutine. Non lo so, mi ha colpito veramente tantissimo dal punto di vista grafico. I personaggi di questa storia devo dire che mi sono piaciuti molto, perché li ho trovati ben caratterizzati ed ognuno con una propria identità, una propria personalità. In particolare Noah, secondo me, prevale su tutti, perché oltre ad essere la protagonista è il personaggio, secondo me, meglio riuscito di questa storia. Proprio il fatto che sia sintetica, meccanica, ma che provi delle sensazioni umane, questo fortissimo contrasto secondo me la rende molto interessante e sminuisce tra virgolette i personaggi che la circondano. Ma anche ad esempio il personaggio di Ludovica, che a me personalmente non è piaciuto molto, l'ho trovato comunque molto interessante e articolato. Non è esclusivamente una persona prepotente dalla facciata dura, non incarna esclusivamente la lussuria, è una persona comunque con le sue fragilità, con i suoi punti deboli, è quasi una bambina capricciosa per certi versi, è molto complessa. Tuttavia, quando si tratta dei personaggi non principali, quando si va su altri pianeti esplorando nuove culture, ci si sofferma secondo me veramente troppo poco su questi personaggi, su quelle che sono le loro tradizioni, i loro tratti distintivi, anche semplicemente gli animali, la natura, i paesaggi. È veramente tutto poco accennato e mi dispiace, perché a me sarebbe piaciuto immergermi e scoprire molto, ma molto di più di questa nuova galassia, diciamo, di tutti questi nuovi pianeti che ci vengono presentati. La storia in generale devo dire che mi è piaciuta molto, perché sa mescolare un'avventura fantascientifica totalmente immaginaria con delle problematiche invece reali, affrontando dei temi comunque attuali in cui ci si può rivedere e che permettono anche di riflettere molto, una cosa che ho apprezzato tanto. Non è un fumetto esclusivamente bello da vedere, bello da immaginare, questo futuro ipotetico, ma è un'opera secondo me che fa riflettere nel quotidiano. In generale Sky Doll è una storia letteralmente spaziale. A me è piaciuta tanto e ho fatto veramente fatica a non leggermi tutti e quattro i volumi uno dietro l'altro, perché volevo farmeli durare un po' nel tempo e gustarmi piano piano la storia, anche perché non so quando uscirà il quinto e conclusivo volume di questa serie, quindi adesso sono qua in trepida attesa, perché sono veramente molto curiosa di scoprire come si risolverà il mistero dietro ad Agape, che cosa c'entra Noah con tutta questa storia molto più grande di lei. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate voi di Sky Doll, se lo avete già letto, se vi incuriosisce. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!